ma quanti bambini e bambine ha visto nascere? Ma in circa 45 anni di professione, circa 44-45 anni, non lo so, ma qualche anno fa avevo calcolato 5-6 mila. Caspita, Sì, un bel numero. una piccola cittadina, sì. E 20 anni fa a Villalba c'è stato un po' l'ultimo parto, diciamo così. Esatto, nel 2002 io, dopo circa 25 anni di attività in casa di cura, che io sono nato professionalmente in casa di cura, e decisi di andare in ospedale per problemi organizzativi e anche per dare alle mie pazienti, alle gravi, soprattutto un supporto tecnico migliore di quello che Villalba in quel momento mi poteva dare. Sono passato all'ospedale civile di Macerata, poi mi hanno chiamato all'ospedale di Recanati nel ruolo di facente di funzioni e poi sono ritornato all'ospedale civile dopo un paio d'anni, dove ho concluso la mia attività professionale nel 2018. Quindi aumentando il numero di bambini che ho fatto nascere. E E adesso, dopo 20 anni, però, un dopo po' chiudiamo il cerchio. 20 anni chiudiamo il cerchio. E quando uno dei soci, qualche mese fa, mi chiamò, per dirmi se ero interessato, e io è stato un tuffo al cuore, perché dico proprio un ritorno romantico. E praticamente ho detto subito di sì. Mi hanno detto che mi dovevo occupare dell'ambulatorio di ginecologia con la prospettiva di poter effettuare in clinica quelle branche della ginecologia che durante l'arco della mia lunga professione erano state svolte, sì, avevo avuto modo di sfiorarle, ma senza approfondirle. Quali sono le particolarità di questa fase, insomma, che cosa bisogna Guarda, dare? le particolarità di questa fase è che finora questa diciamo, in Italia, soprattutto nelle Marche, non c'è una branca specifica negli ospedali che si occupa, cosa che invece in altre città, in particolare l'Università di Firenze, ha sviluppato da anni. E avendo avuto io contatti con queste dottoresse dell'Università di Firenze, ginecologia dell'età evolutiva significa occuparsi di quella fascia d'età che è un po' a cavallo tra il pediatra, il ginecologo, che tutti l'affrontano, ma nessuno spesso con il giusto interesse o qualche volta con le giuste competenze. Io vorrei approfondire proprio questa fascia di diagnostica relativamente a quell'età, per le problematiche che quell'età spesso sono un po' misconosciute, la mamma che non porta la figlia dal ginecologo, ma siccome ho visto che in questi ultimi anni la richiesta crescente delle mamme, dice, dottore, mia figlia ha 13 anni, ha avuto una mestruazione adesso, la devo portare al ginecologo? Io ovviamente dico, signora, se va tutto bene, la lasci stare, tanto è un fisiologico, faremo un controllo. D'altro canto c'è la mamma con la figlia di 14-15 anni, dottore, mia figlia non ha le mestruazioni. E allora lì il discorso è ovvio. È un discorso di collaborazioni tra pediatra, ginecologo, endocrinologo, e nutrizionista, nutrizionista soprattutto in particolare, discorso dell'obesità infantile che in questi ultimi decenni è diventato un problema abbastanza sentito. Come anche i disturbi alimentari, immagino, no? Che Esatto, incidono su tutto. parliamo di obesità infantile, ma scavalchiamo 2-3 anni, arriviamo a 14-15 anni e già possiamo parlare di anoressia. E questo è un discorso, secondo me, molto importante che va approfondito in questo momento. E quale può essere per le ragazze di quell'età qualche campanello d'allarme al di là dell'assenza, insomma, del ciclo? I segnali sono tantissimi, i segnali sono ovviamente il ciclo mestruale è la spia di tutta una fisiologia che può essere precoce o può essere tardiva. E poi
il ritardo di sviluppo corporeo, o poi altre manifestazioni possono essere patologie infiammatorie, oppure a un certo punto queste bambine sviluppano un acne, irsutismo, cambiamento di peso. Ci sono tante diciamo segnali che se si riesce a captarli al momento giusto si può anche fare un discorso di prevenzione, molto spesso anche per preservare la fertilità di queste bambine. Quindi patologia infiammatoria, patologia anche qualche volta malformativa e quindi relativamente a un futuro di fertilità, e, ma poi non solo fertilità ma anche di salute pubblica, perché nella mia carriera professionale ho operato ben due volte due tredicenni con cisti ovariche torte, cioè non hanno avuto mai una mestruazione, tac, dolori improvvisi, il chirurgo dice che non è l'appendice, il ginecologo, ecografia, vede che è una cisti ovarica torta, che è una delle patologie più frequenti. E quindi direi che il campo, i segnali, ce ne sono molti. Il tutto, secondo me, deve essere fatto con le giuste competenze e oserei dire anche con il giusto tatto, nel senso che certe bambine sono così disinvolte, ma la maggior parte essere così aggredite, dico aggredite, visitate, l'ecografia soprapubblica l'accettano volentieri, però complessivamente se possono evitano questo. E quindi il mio discorso deve essere un'opera anche divulgativa nei confronti delle mamme. Bene, bocca al lupo allora per questa avventura. Grazie. Grazie a lei.